Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere una guida al download di Inazuma Eleven Go, luce e ombra. Andiamo su collegamento e poi download. Colleghiamo la console a internet e clicchiamo su download e vediamo. Tutti i dati sono stati aggiornati, vai su iBlater e leggi il nuovo post. Salviamo. Andiamo su continuo. Menu, apriamo iBlater. Aggiornamento download, consegna di uomo sabbia, vai alla torre vicino alla scuola. E questo è uno spirito guerriero. Qui tutti i giocatori e le tecniche disponibili. Serendip, ecco l'altro spirito guerriero. E gli altri giocatori e le tecniche. Chiave del magazzino, scarpini potenti, grande muraglia. Altri giocatori, chiave della soffitta, scarpini allegri. Altro, rovesciata micidiale, taglio dimensionale, incrocio esplosivo, leopardo delle nevi, muraglia di Atlante, dragone sorgente, tiro ancestrale e basta, un altro giocatore. Però abbiamo visto consegna di uomo sabbia, vai alla torre vicino alla scuola. E anche Serendip aveva un messaggio uguale, cioè ci diceva di andare alla torre. Andiamo alla torre. Parliamo con il maestro degli spiriti e ci dice che c'è una forte energia che proviene dai nostri spiriti guerrieri e ci concede un nuovo potere. Abbiamo ottenuto Serendip, ora parliamoci ancora e verrà il messaggio di prima. Hai ottenuto Uomo Sabbia. Andiamo a vedere questi spiriti guerrieri che abbiamo ottenuto. Qui andiamo nella lista ed ecco che compaiono due nuovi spiriti. Serendip, vediamo le sue statistiche, e Uomo Sabbia. Diciamo che non sono proprio il massimo come forza, tutto, però dai, due spiriti in più sono sempre meglio che niente. Serendip e Uomo Sabbia. Potenza 70 per Serendip. Come tecnica di parata di elemento albero ha dadi della fortuna, 50 PSG. E Uomo Sabbia, scatola magica, con potenza 40, scatola magica, tiro albero di 45 PSG. Ed ecco qua che abbiamo ottenuto due nuovi spiriti. Quindi per questo video quasi finito, perché adesso vi faccio vedere anche, come se vi ricordate bene, qui ci diceva anche tiro ancestrale, dragone sorgente, muraglia di Atlantica e un sacco di tecniche e chiavi e tutto. Andiamo a vedere che cosa sono. Quindi andiamo a vedere. Thank you.
Ed eccoci qua alla scuola. Qui troveremo gli agenti amico card dei giocatori che abbiamo ottenuto dal download. Infatti ci sono un po' di giocatori. E poi alcuni farò le guide su come ottenerli, su come reclutarli. C'è qualcuno che ha uno spirito guerriero, tipo questo qui ha Drake, cavaliere dragone, quello della Royal di Dragon Yale. Poi ce n'è un altro che ha Lancelot, non mi ricordo chi. E poi questo qui mi sembra che ha Re Nero. Ecco, questo è il gruppo dei ragazzi spaziali. Questo è il gruppo invece delle ragazze spaziali. Ed ecco qua il negozio della scuola. Guardate qua cosa c'è. Chiave della soffitta. Chiave del magazzino. Grande muraglia. Furia del vento, già buono. Tornado di fuoco. Taglio dimensionale. Forte. Muraglia di Atlantide. Rovesciata micidiale. Pinguino imperatore numero 2. Scarpini potenti. Scarpini allegri. Leopardo delle nevi, questo è buono. Dragone sorgente, anche questo è forte. Poi tiro ancestrale e incrocio esplosivo. Quindi direi non male. Poi come primo download del gioco, se mi ricordo bene, c'era questo. Allora, alcuni di questi personaggi si sbloccano finendo il gioco semplicemente. E altri, tipo Axel e Mark, si ottengono dal primo download, quello che hanno fatto subito il 13 giugno, mi sembra, o il 20 giugno di quest'anno 2014. Poi a questi personaggi si sbloccano finendo il gioco. E sono anche loro abbastanza forti. Però di spiriti guerrieri quasi nessuno ce li ha. E stiamo ancora aspettando che esce il personaggio che ha Pegaso, non Super Pegaso, ma Pegaso normale. E questo è il gruppo amico card del Club Premium. E così vi ho fatto vedere dove si trovano gli oggetti scaricati e quelli in download. Questo è il negozio delle chiavi e delle tecniche. Poi ci sono gli altri gruppi degli amico card e gli spiriti guerrieri dal maestro degli spiriti alla torre. Quindi direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.